oggi sono qui finalmente con un nuovo Get Ready With Me. Era un po' di tempo che non ne facevo uno e sentivo proprio la voglia e il bisogno di parlare con voi e vi devo raccontare anche alcune cose, per cui ho detto ma sì, uniamo le due cose e facciamo questo video. Innanzitutto, prima di iniziare, mi scuso per la condizione dei miei capelli, ma qua a Roma si schiatta, cioè in questo istante io ho qui due softbox, come sapete, come al solito, sono tutta con le finestre chiuse perché altrimenti si sentono i rumori da fuori e sto grondando di sudore, fa un caldo allucinante, quindi se avessi avuto anche i capelli sciolti probabilmente starei tipo morendo, per cui perdonate la pettinatura, ma questa mattina i miei capelli a scignona non volevano stare, non so per quale diamine di motivo, e quindi questo è quello, il risultato, insomma. E PS, prima ancora di iniziare, sapete che le mie premesse sono sempre tantissime e lunghissime, ho già la base, non so se si vede un pochino in telecamera, comunque da qui io lo vedo e lo so, ho una base, quindi correttori, ciprie, eventuali fondotinte, eccetera, non ve l'ho fatta vedere, non per una questione di, diciamo, stringere il video, ma semplicemente perché voglio farvi un video apposito, perché in questi giorni ho collaudato una nuova base estiva che non avevo mai fatto prima di quest'estate, per cui è diversa per esempio da quella che vi ho fatto vedere l'anno scorso, e ci tenevo a mostrarvela perché mi ci sto trovando da Dio, pure c'è la mia pelle che è abbastanza grassa, lo sapete, non diventa subito oleosa, ci vogliono parecchie ore, ieri l'ho tenuta su tipo dalle 8 della mattina fino alle 6 del pomeriggio e non mi sono per niente lucidata nonostante facesse caldissimo, per cui penso che vi farò un video apposito, fatemi sapere se vi interessa giù nei commenti. Ultima cosa e poi giuro che iniziamo, vi lascio qui sotto nell'info box la lista completa di tutti i prodotti utilizzati, fuorché quelli della base che sono una sorpresa e ve la farò vedere prestissimo. Iniziamo subito. Dunque, vado subito con la terra e sto utilizzando Morfeo di Mulac e la vado a mettere, questa non può mai mancare. Allora, dal titolo avrete letto che l'argomento di oggi, perdonate le facce, è la patente. Perché ultimamente ho ricevuto tantissimi messaggi, tantissimi proprio, dicendomi Marti, vediamo che stai studiando, quando ce l'hai, quando lo fai, l'hai già fatto, ci dici quando è, come sta andando, faccio il metodo di studio, insomma proprio tantissime domande inerenti appunto a, sia al metodo di studio che alla patente proprio. Allora, che dirvi, io non riesco a essere una di quelle youtuber che cerca di tenere la suspense fino alla fine, io ve lo dico subito e poi vi spiego. Ieri ho superato, sono troppo happy, il test, insomma il quiz di teoria della patente, sono risultata idonea, quindi ve l'ho detto e adesso possiamo sciorinare tutto il discorso. Ho fatto il test appunto ieri, mercoledì, e devo dire qualcuna di voi ha indovinato perché ero sveglia tipo alle 6 della mattina perché dovevo andare in motorizzazione prestissimo. E quindi qualcuna di voi aveva intuito potesse trattarsi del giorno del test, però ho preferito mantenere un po' di suspense e non ve l'ho detto, non per chissà quale motivo, ma semplicemente perché avevo paura comunque di sbagliare, che non andasse bene, non volevo insomma avere ulteriori ansie, ecco, poi ho preferito mantenere tutto diciamo in gran silenzio. E sono stata anche molto, io sono molto scaramantica sulle cose di cui non sono sicura, per cui ho preferito non dirlo, anche perché insomma preferito tenerlo per me, per avere meno ansie, eccetera. L'ho fatto ieri e è andato bene. La prima domanda che vi starete chiedendo è quanti errori hai fatto, perché è una cosa che da quando diciamo sono entrata nel mondo dei maggiorenni è la cosa che si chiede per prima dopo aver conseguito la patente, e mi dispiace deludervi ma io non lo so, e voi direte com'è possibile? Perché non sono riuscita a guardarlo, ma andiamo per ordine perché vi voglio raccontare la giornata di ieri, perché è appunto una cosa freschissima, cioè ieri ho fatto il test, per cui ci teniamo subito a farvi questo video piuttosto che a dirvelo in un vlog. Ed è stata una giornata molto strana, molto particolare, che devo andare a mettere l'illuminante. Di blush avevo utilizzato Ariel di Mulac e adesso vado ad utilizzare Mary Lou di The Balm. È stata una giornata molto particolare, allora dovete sapere che io non ero per niente sicura. In queste settimane ho fatto di tutto per cercare di spostare l'esame di patente, perché dovete sapere che io mi ero segnata a scuola guida più o meno a fine febbraio, primi di marzo, per cui diciamo che i 6 mesi per poter fare la teoria, perché non so se lo sapete, magari chi non ha fatto la patente magari non lo sa, dovete sapere che nel momento esatto in cui vi iscrivete a una scuola guida per conseguire la patente, avete 6 mesi da quel momento per sostenere la teoria e poi dal giorno della teoria 6 mesi per sostenere la pratica, altrimenti dovete ricominciare tutto da capo. E essendo io segnata ai primi di marzo, avevo poco tempo per, cioè nel senso avevo 6 mesi per conseguire appunto la teoria,
Diciamo che io volevo avere due possibilità, perché come sapete avete possibilità due volte di fare sia teoria che pratica, quindi se venite bocciati una volta alla teoria potete rifare nuovamente la teoria, e se venite bocciati invece una seconda volta dovete ripagare tutta la scuola guida ed è una noia, oltre che comunque una cosa dispendiosa economicamente. Ora vado con Neptune di Nabla, ovvero il gel per sopracciglia, appunto, a farle. Insomma, siccome io volevo avere entrambe le due possibilità, perché sono dell'idea che una grandissima parte di riuscita di un esame è anche l'ansia che uno ha, e secondo me avere solo una possibilità per fare questo esame e poi dover ricominciare da capo era una cosa esageratamente ansiosa per quanto mi riguarda, per cui volevo avere per forza due possibilità, per cui avevo fissato un esame per fine giugno, e nel caso in cui non l'avessi passato avevo chiesto già alla segretaria della mia scuola guida di poter, diciamo, tenere d'occhio anche un'altra data dopo, nel caso in cui fossi stata bocciata, per poter rifarlo senza uscire dai 6 mesi. Per cui diciamo che lei orientativamente mi aveva prenotata per i primi di agosto o fine agosto e appunto per fine giugno. Solo che, come sapete, perché vi ho fatto diversi vlog su questo argomento, io ho avuto gli esami. E questa sessione estiva è stata parecchio stancante, probabilmente perché c'è stato un caldo che non mi aspettavo. Fatto sta che è stata veramente, veramente stressante per diversi motivi. Ora uso il Mega Clear di Wet n Wild per fissarle. E quindi praticamente avevo veramente dedicato pochissimo tempo allo studio della teoria e avevo paura di non superarlo, veramente. Ero proprio in crisi e quindi ho cercato di spostarlo, solo che la ragazza mi ha detto: guarda, è meglio che lo provi in primis, perché comunque rimandare non farà che peggiorare la situazione, secondo poi perché comunque poi rischi di non avere una seconda possibilità e è sempre meglio averla, perché non si sa mai. Procedo con la palette, questa è la Good Vibes di Mulac, quella sui toni freddi che non vi ho ancora fatto vedere in video, per cui procedo. Ma lei mi ha convinto a farlo, anche se vi assicuro che io non mi sentivo per niente preparata. E il motivo per cui faccio questo video è anche per dirvi che non farò un video apposito sul metodo di studio, ma ve ne parlerò adesso. Innanzitutto vi racconto un po' la giornata di ieri e poi procedo col parlarvi del metodo di studio. Allora, a parte che ieri è stata una giornata contornata da figure del cavolo, nel senso, sono andata alla motorizzazione, che a Roma è gestita malissimo, e praticamente ho sbagliato, cioè sono entrata nel bagno sbagliato, vabbè, primo. Quando sono andata a fare l'esame, avete presente che c'è il chip da dover inserire? Ho sbagliato 3 volte a metterlo. Mi sono alzata 2 volte pensando di aver sentito il mio cognome, in realtà non era il mio cognome, quindi il tizio, l'esaminatore, mi ha fatto... Dove stai andando? Insomma, una figura del cavolo dopo l'altra. Tra l'altro io avevo l'esame in teoria alle 11, l'ho fatto a mezzogiorno e mezza. Iniziato a mezzogiorno e mezza e finita all'1:40, roba che io stavo morendo di fame perché non avevo mangiato niente per l'ansia. E mio padre, perché è una persona molto ansiosa mio padre, quindi capite da chi ho ripreso io, non trovo il pennello, praticamente dovevamo essere lì per le 10:30, siccome avevamo ansia entrambi siamo arrivati lì per le 8:30, quindi sono stata in motorizzazione dalle 8:30 della mattina fino all'1:40, che è stata l'angoscia della vita. Mi sono vista praticamente tutte le facce delle persone che venivano promosse o bocciate, e questa cosa mi ha messo un'ansia e un'angoscia assurda. Vabbè, ho fatto l'esame finalmente, perché a un certo punto non ne potevo più, non vedevo l'ora di levarmelo, comunque andasse. Sono entrata appunto a 12:30 e dopo 1:10, l'esame dura mezz'ora, ma per spiegarvi le regole e fare le prove col computer, perché è un computer touch l'oggetto su cui lo fate, ci vuole un sacco di tempo. E una volta finito l'esame, dovete sapere che ho cambiato risposta una cifra di volte, per cui io non ero proprio convinta di essere andata bene, anzi sinceramente pensavo di aver fatto più di 4 errori, perché su 40 domande avete possibilità di 4 errori massimo, dopodiché venite bocciati, e quindi io ero, diciamo, abbastanza certa di aver sbagliato. Fatto sta che quando sono uscita, perché poi tu ridai il chip e loro ti danno una cartellina che tu consegni all'inizio quando entri in classe, e c'è scritto sopra se sei passato, se non sei passato, quindi idoneo, non idoneo penso, e poi gli errori che hai fatto. A me è arrivata questa cartellina, vi faccio la scena perché è comica, mi arriva questa cartellina e io, probabilmente perché ero super in ansia, poi mi faceva super male la testa. Il fatto sta che quando ho visto questa cartellina io non avevo capito subito di essere stata promossa, insomma di essere risultata idonea, per cui io sono rimasta così, e nel frattempo vedevo dalla porta che si era spalancata, perché gli altri miei colleghi, insomma, in classe erano già usciti, che c'erano mio padre
e il tizio dell'autoscuola che mi aveva, cioè, diciamo, accompagnati lì. Il tizio dell'autoscuola mi guardava così, mio padre che mi guardava così, e io guardavo sto coso, tipo, ma che cavolo c'è scritto? Sono andata lì, il tizio dell'autoscuola mi fa: che è successo? Oddio, eccolo là. Oddio, vieni qua, fammi vedere, su, vieni qua, sbrigati, sbrigati. Mi ha preso sto foglio, me l'ha strappato dalle mani, infatti io non ho visto nemmeno gli errori che ho fatto, nemmeno so quanti errori ho fatto. E questo mi fa: stavi a fa pian corpo, mannaggia a te, sei risultata idonea, ma vaffa. Io tipo, va bene, mi scusi, c'era mio padre, tipo, ah, meno male. Insomma, tutta felice e contenta, e questo per dirmi, insomma, che l'avevo superato, però lì per lì non l'avevo capito, quindi ho fatto prendere un mezzo infarto sia al tizio dell'autoscuola che adesso mi odia, che a mio padre, che stava lì, poverino, a aspettarmi, stava in ansia peggio di me, perché sapete che i genitori somatizzano peggio dei figli le loro ansie, per cui stava proprio con un piede nella fossa, mio padre, praticamente. Vi racconto quest'ultimo aneddoto, perché vi giuro, questo mi fa ridere, e poi vi parlo del resto. Praticamente, io, questa motorizzazione si trova relativamente vicino a casa di mia nonna, e siccome sapevamo che avremmo finito abbastanza tardi, non così tardi, ma comunque abbastanza tardi, le avevamo detto che saremmo andati a pranzo da lei. Come naturalmente io non sapevo se fossi riuscita a superare questo test, a mia nonna avevamo detto, sia io che mio papà, che praticamente io andavo a casa di un'amica a studiare e che papà, insomma, mi avrebbe accompagnato e sarebbe rimasto lì da un amico vicino, insomma, balle su balle, e che insomma poi saremmo andati a pranzo da lei. Noi gliel'abbiamo detto appunto perché, nel caso in cui io fossi stata bocciata, sinceramente avrei preferito tenerlo per me, cioè una cosa che avrei detto a mio padre e mia madre, eccetera. Mia mamma non mi andava di dire questa cosa, perché comunque è una preoccupazione in più che i nonni poi hanno, e quindi non mi andava. E quindi praticamente non gliel'abbiamo detto. Quando siamo arrivati a casa, mia nonna ci apre la porta, scansa me, scansa mio padre e fa: è l'amica di Martina? Io dico: quale amica? E lui fa, e lei fa: ieri mi hai detto che andavi a casa di un'amica, io ero sicura me la portassi, me le porti sempre le tue amiche, dov'è la tua amica? Ho detto: nonna, guarda, è una sorpresa, in realtà era una sorpresa, io sono andata a fare oggi il test della teoria di patente e l'ho superato. E io pensavo che mia nonna mi dicesse: amore de nonna, brava, così come vanno le nonne, insomma. E invece mi fa: ma io ho cucinato anche per le tue amiche. Mi giro, lei fa tipo così, tipo un film, e c'erano dietro un quintale di ravioli buonissimi a piselli, con piselli e pancetta. Il pollo, la carne con la farina, poi che altro ha fatto i cornetti di formaggio, insomma, prende un pranzo nuziale, e mia nonna incacchiata nera perché io non avevo portato un'amica, cioè lei avrebbe preferito che io fossi venuta con un'amica piuttosto che avessi superato il test della patente. Questo è per dire quanto le nonne tengono al cibo e eccetera. Fatto sta, insomma, beh, poi è stata contenta ovviamente anche lei dopo aver realizzato. Che dirvi? Allora, passiamo alla parte più, diciamo, specifica del test. Allora, c'è da dire che sinceramente, vi dico proprio la verità, pensavo di non superarlo. So che questa è una cosa che voi potreste pensare, e vabbè, questa è una cosa che dicono tutti, anche quelli che hanno studiato. Io non sono per niente così. Io so perfettamente quando ho studiato e quando sono certa di quello che ho fatto, e quando invece ho ragione di essere preoccupata. E così era anche al liceo, cioè nel senso, io quando finivo un compito in classe non è che dicevo: oh, prenderò due, prenderò tre, anche se sapevo di essere andata bene. Se andavo bene dicevo: ragazzi, secondo me ho preso più della sufficienza. Se invece andavo male dicevo: prenderò quattro. Cioè è così che funziona, cioè io perlomeno funziono così. E oggettivamente parlando, io avevo molta paura di non essere promossa, perché appunto, sinceramente, avevo ancora molti dubbi. Dovete sapere che, appunto, essendo stata io in piena sessione estiva, io ho pensato di essere Wonder Woman per un po', e sinceramente ero pienamente convinta di riuscire a fare entrambe le cose, cioè sia bene gli esami, sia bene la patente. Ora vado con il Default Lashes Mascara di Essence. E sinceramente, appunto, pensavo di essere in grado. Aspettate che mi metto meglio così vedete. Pensavo di essere in grado di fare entrambe le cose. In realtà vi dico che non è stato così, nel senso che non sono riuscita a dare a entrambe la stessa priorità, cioè mi sono ritrovata praticamente ad studiare soltanto per gli esami e ogni tanto per la patente. E motivo per cui, come vi ho detto prima, ho cercato in tutti i modi di rimandare questa fatidica data dell'esame
una qualsiasi altro giorno, proprio perché appunto non mi sentivo preparata, non mi sentivo pronta e oggettivamente non era così, cioè nel senso, scusate, oggettivamente era così, cioè non ero più di tanto preparata. Vado un pochino a separare queste cigliozze con un altro mascara di Essence. Ero proprio in panico perché anche se a voi non sembra, che io sembro insomma una persona super controllata, super precisa, in realtà i momenti di panico puri ce li ho anche io. Siccome io sono una che comunque prova, ci prova sempre, magari fa una figuraccia o viene bocciata, però comunque ci provo, ho deciso insomma di provare ieri l'esame e l'altro ieri ho eseguito la mia tecnica, che tenetevi forte, si chiama la pazzia. Questo è un nome che abbiamo coniato io e mia madre dopo che gliel'ho raccontata qualche anno fa. Che cos'è la pazzia? La pazzia è una tecnica collaudata da me che consiste nel farsi il giorno prima tipo 12 ore di studio intenso senza manco guardare l'ora della materia che uno deve recuperare. Questo metodo è stato collaudato da me quando ero al liceo e avevo preso un debito, perché bene sì, io anche al liceo ho preso dei debiti, e praticamente avevo preso questo debito e durante l'estate, ovviamente, come la maggior parte dei ragazzi, delle ragazze, avevo preferito divertirmi, più che divertirmi, vabbè, quello era stato un anno molto particolare per me, mi sono sporcata, nel senso che avevo avuto dei problemi di salute gravi e quell'estate mi serviva proprio per rilassarmi. Così ho studiato veramente poco per i debiti e quando sono arrivata a settembre, praticamente a 2 giorni dall'esame, io non sapevo praticamente niente, mentre tutte le mie amiche avevano fatto tipo giustamente i corsi, eccetera. Per cui ero super super in panico e che cosa ho fatto? Ho deciso di provare un giorno, il giorno prima dell'esame, a fare tutto il programma da zero e questa cosa ha funzionato e da lì è una tecnica che mi sono tenuta molto vicina. È una tecnica che vi dico subito non è una cosa giusta, nel senso che se avete la possibilità, e anch'io se ho la possibilità, preferisco studiare ogni giorno fino alla data dell'esame e poi darlo, perché è una cosa che vi fa stare più tranquilli, più sicuri. Però mi rendo conto che non sempre è possibile studiare tutto, sempre, tutti i giorni, per cui capitano delle cose, capitava al liceo e capita ancora oggi all'università, che ci sono degli esami o dei compiti in classe per quanto riguarda il liceo che non riuscivo a prepararmi bene come volevo, insomma, e quindi mi riducevo il giorno prima a dover fare la chiusa, detta anche chiusa a Roma, non so se nel resto d'Italia si dica così, a Roma sì. E quindi insomma facevo questa chiusa, e devo dirvi che mi è sempre andata bene. Ho fatto per un lip gloss perché fa troppo caldo e siccome dopo devo anche andare a pranzo fuori devo stare comoda, quindi uso questo qui della Perrier e che ha la luce. Il look è finito perché era molto semplice e molto estivo, per cui non avevo voglia di caricarmi stile Moira Orfei, anche se io adoro lo stile Moira Orfei, però fa troppo caldo, io non ce la faccio a riempirmi di make-up, per cui questo è il massimo a cui io arrivo in estate. Ad ogni modo, il make-up è finito, però volevo continuare a raccontarvi, perché penso vi possa essere utile se anche voi state facendo la patente o la farete a breve. Nel caso in cui invece l'abbiate già fatta e state continuando a guardare, un bacione, perché vuol dire che vi piace veramente. È sempre meglio, e questo è un consiglio proprio che vi do, è sempre meglio studiare sin dall'inizio, un po' per giorno, fare i quiz, eccetera. Tuttavia io mi sono ritrovata praticamente il giorno prima, cioè io ho fatto l'esame ieri che era mercoledì, martedì mattina, mi sono svegliata presto e dalle 9 della mattina fino alle 8 di sera sono stata a fare quiz e a restudiare. È stata una pazzia, la pazzia che io faccio ogni una tantum, però è stata necessaria ed è merito di quella se io ieri ho passato l'esame. Ora vi dico un po' che cosa ne penso dell'opinione delle varie correnti di pensiero che esistono sulla patente. C'è chi dice che è più utile studiare la teoria, c'è chi dice che è più utile studiare, cioè fare i quiz e basta. Gente addirittura che non ha mai aperto il libro di teoria, ma che fa tanti quiz e quindi lo supera. Allora, io vi dico la mia personalissima esperienza. La mia personale esperienza è che secondo me è impossibile superare un esame se non avete fatto la teoria, per quanto potete aver fatto 10.000 quiz. Poi certo, se voi avete fatto 50 schede di quiz al giorno per 4 mesi, sicuramente lo passate perché alla fine le domande sono le stesse per imparare a memoria. Però sinceramente io non penso che esistano persone che non hanno niente da fare, perché 50 schede al giorno vuol dire che ci impiegate almeno, non lo so, 2 ore, 2-3 ore al giorno. E sinceramente io personalmente di tempo 2-3 ore al giorno a dedicare solo alla patente per 4 mesi non ce l'avrei. Secondo me è molto utile fare prima tutta la teoria, quindi io ho comprato alla scuola guida il libro di teoria
me lo sono studiato dalla prima all'ultima pagina e ho fatto le cose più importanti. All'inizio il libro vi dice quali sono gli argomenti su cui vengono poste più domande e quali quelli su cui vengono poste meno. Io, avendo un giorno a disposizione per fare tutta una revisione bella potente, ho fatto solo gli argomenti che pensavo fossero più possibili, quelli che erano sicura che uscissero più facilmente, e li ho studiati, quelli proprio benissimo a menadito, e poi ho fatto anche tutto il resto. E poi pian piano che finivo ogni capitolo, perché mi sembra che su il libro di scuola guida siano tipo 25 capitoli, facevo ogni fine di un capitolo un paio di quiz, così fino alla 20, ai 25 capitoli, dopodiché ho ripassato le cose che mi ricordavo meno, ho ripetuto le cose che ritenevo più importanti e poi ho fatto una marea di quiz. Quello che vi dico è che secondo me non nell'esame di patente conta tantissimo la fortuna, perché secondo me a me personalmente è capitata una scheda in cui c'erano gli argomenti che io conoscevo meglio, per cui è un po' come quando alla maturità ti fanno le domande sugli argomenti che tu hai studiato meglio. È naturale che voi siete più contenti e l'esito è più diciamo facile, ecco. Per cui ho avuto anche io fortuna e quello che vi posso dire di durante l'esame è di innanzitutto prendervi tutto il tempo, perché ci saranno persone accanto a me che hanno finito in 4-5 minuti e alcune di queste sono state bocciate, perché secondo me a volte quando uno c'ha la prescia, va di corsa, non legge bene, e invece leggere bene le domande di patente è importante, perché secondo me più che fondate su una reale conoscenza del libro, insomma della scuola guida, è una reale conoscenza dell'italiano, perché sono scritte alcune in un modo che secondo me, io per esempio se fossi straniera probabilmente non lo passerei mai, perché secondo me per uno straniero è praticamente impossibile. Sono poste in un modo con una logica italiana a volte anche molto complicata, per cui secondo me dovete leggerle bene dall'inizio alla fine, ripetervela più volte in mente per capire se l'avete capita bene e poi rispondere. Io prima ho risposto a tutte le 40 domande e poi dopo ho cambiato risposta tipo una decina di queste, perché me le sono ripassate nel cervello, me le continuavo a ripetere e a un certo punto alcune mi sono resa conto che avevo dato la risposta sbagliata. E per cui appunto l'ho cambiata e ho fatto bene. Il consiglio che vi posso dare è di cercare di immaginarvi la situazione, quindi se c'è una domanda a cui voi proprio non sapete la risposta perché così non vi viene, provate a chiudere gli occhi, io l'esame l'ho fatto, probabilmente la gente mi guardava e avrà pensato che io fossi pazza, ma amen. Mi sono chiusa gli occhi così e pensavo, allora, se la macchina viene da di qua, sarà possibile fare un'inversione a U? Insomma, cercavo di immaginarmi la situazione e questo mi ha aiutata molto, ho letto bene le domande e mi sono presa tutto il tempo. Io ho consegnato che mancavano 2 minuti, per cui insomma, praticamente ci ho impiegato 28 minuti su 30. E quindi questi sono i consigli che mi sento di darvi prettamente per l'esame. Per quanto riguarda lo studio e il metodo di studio, so che me l'avete richiesto in tantissimi, però sinceramente io non mi sento di farvelo, perché sarei un'ipocrita a dirvi studiate questo giorno per giorno, perché io non l'ho fatto. Ho messo in atto la pazzia, ovvero la chiusa tattica che fanno molti studenti. È una cosa che io preferisco non fare, perché è un metodo che vi mette un'ansia e una pressione il giorno prima che vorreste morire. Però su di me è un metodo che funziona, perché io vi ho sempre detto di avere una memoria fotografica. Io ho una memoria che riesce a immagazzinare tantissimo in poco tempo, poi se lo dimentica, per cui non è che sia un metodo appunto più di tanto giusto o più di tanto riuscito. Soprattutto a scuola cercate di non usarlo, perché poi vi dimenticate tutto e il senso della scuola non è passare un compito ma imparare realmente qualcosa. Però secondo me su esami in cui proprio non sapete come fare, è sicuramente, per quanto mi riguarda e per le persone che hanno una memoria come la mia, un buon metodo, perché lì per lì io riesco a immagazzinare in mente qualsiasi cosa, qualsiasi quantità di pagine, di informazioni, poi però pian piano me le dimentico. Se avete altre possibilità, sfruttate quelle. Quindi, per concludere, personale consiglio, fatevi bene prima la teoria, perché per quanto mi riguarda è impossibile fare una pratica senza la teoria prima, quindi fatevi bene la teoria in magari 4 giorni, perché è possibile farsela in 4 giorni senza ammazzarsi, fatevi in una settimana massimo tutta la teoria, ripetetevela un giorno intero e poi iniziate con i quiz. E ce la fate, secondo me ce la fate. Quindi niente, io spero che questo Get Ready With Me di oggi vi sia piaciuto. So che è stato un po' breve, un po' strano, però in realtà volevo più raccontarvi di questa cosa e non utilizzare un blog intero per farlo, perché volevo appunto raccontarvi anche un po' di aneddoti, farvi un po' ridere, non lo so, cose un po' così. E spero vi sia piaciuto e spero vi abbia intrattenuto. Spero vi sia piaciuto questo make-up, anche se molto semplice. E niente, noi ci vediamo alla prossima, vi mando un bacione. Raccontatemi, anzi, prima del bacione e del ci vediamo alla prossima, vi prego raccontatemi le vostre esperienze con la patente,
secondo voi quali consigli potreste dare alle altre persone che guardano questo video? Perché come sapete adesso cioè, tutti leggono i commenti, per cui mi raccomando, se avete delle vostre esperienze da condividere, sia aneddoti come ho fatto io, sia proprio il vostro metodo di studio, il vostro giorno dell'esame, le vostre ansie, le vostre preoccupazioni, a me fa super piacere, mi piace un sacco condividere queste cose con voi e mi piace sapere le vostre idee, le vostre impressioni, le vostre esperienze, quindi condividetele con gli altri qui sotto nei commenti, io le leggerò tutte, risponderò quando posso. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!